Io ti servo su un piatto d'argento un argomento che in questo momento credo che sia importante analizzare e che so che a te, insomma, dà un po' di adrenalina, non è l'unica cosa, ovviamente. Parlo di Bitcoin, ma io, a parte che ho messo in evidenza nel nostro titolo, ma non è quello di cui parleremo perché poi ci concentreremo sull'analisi, ovviamente, grafica del Bitcoin e su quello che sta succedendo. Leggevo proprio che all'estrazione, perché ricordiamo che i Bitcoin non sono infiniti, mancherebbe solo il 10% dei 21 milioni disponibili. E dopo che succederà al Bitcoin? Ti lancio questa provocazione, poi naturalmente andiamo graficamente a guardarlo. Ma questo, allora, nel Bitcoin, nel mondo del Bitcoin, o meglio nel valutare il fenomeno Bitcoin, c'è una sorta di metafora che si può fare col discorso vax e no vax, no? Sono due mondi che non dialogano volentieri. C'è un approccio basato su dinamiche come quelle che hai appena esemplificato, molto importanti, per cui una evidente scomparsa della creazione di nuovi Bitcoin teoricamente dovrebbe scatenare la corsa ad accaparrarsi quelli che ci sono in giro. È una chiave di lettura, a mio parere, tutto sommato corretta, però dimentichiamo un qualcosa. Io compro qualcosa che ho interesse a comprare, cioè la legge della domanda e dell'offerta non è strutturata solo e esclusivamente sulla penuria di un bene, ma anche sul fatto che qualcuno abbia convenienza a comprare quel bene, altrimenti tutto ciò che, fra virgolette, è poco diffuso sarebbe compratissimo. Così non è. Quindi è pur vero che ci sarà una stabilizzazione del Bitcoin circolante, ma è pur vero che io, ad esempio, Bitcoin a 100.000 non lo compro volentieri a 40.000. Quindi il problema domanda-offerta, quindi le dinamiche di accelerazione rialziste determinate da una penuria di offerta e da una massiva domanda, non si sviluppano probabilmente sui top di mercato, ma nelle fasi di decrescita. Quindi sono meccanismi, fra virgolette, ordinari e già classificati sui mercati. Quindi non vedo nella teorica penuria di Bitcoin in circolazione in futuro una dinamica che ne esalti il prezzo, anche perché oramai il Bitcoin come strumento è il driver assoluto, è il grafico che io guardo sempre insieme a Coinbase, che è un exchange quotato, però è un driver. Oggi ci sono tante cryptocurrencies, e la mia è una valutazione squisitamente grafica perché non capisco nulla della tecnologia sottostante. Lo ribadisco con grande umiltà, la mia è un'analisi squisitamente grafica, non c'è solo il Bitcoin, ci sono tantissime criptovalute che sono diventate Certo, tecnicamente molto certo, precise. Quindi certo. la penuria di Bitcoin forse ci sposterà su altri mercati, non necessariamente porterà il Bitcoin ad avere quotazioni No, milionarie. no, 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 esatto, beh, insomma, a non avere più il monopolio del Bitcoin, che comunque oggi rimane ovviamente la cripto È un conosciuta più driver con. assoluto, Manuela, graficamente di una precisione straordinaria. Ecco, Io allora, sì, guarda, ci vado subito graficamente, poi ti ridò la parola, ti faccio questa domanda, poi tu parti da dove vuoi, Pietro. Naturalmente ti chiedo, domanda generale, se i prezzi stanno provando un rimbalzo sul Bitcoin, perché abbiamo visto che è sceso fino a un minimo di 45.800 dollari, poi è risalito sopra i 48.000, adesso siamo a 48.489 dollari. Però, insomma, in questo momento, domanda tranchante, è un po' precario il Bitcoin, come la vedi? Parti da dove vuoi, ripeto, poi questa è una mia domanda specifica, però analizziamolo proprio graficamente. Se vuoi condividere anche tu, seguiamo i tuoi grafici. Ma io assolutamente parto da una macro view, quindi da una view di lungo termine su un grafico settimanale addirittura, in cui intravedo una dei pattern caratteristici che a me piace seguire. Quindi la mia, lo ripeto, è una visione squisitamente tecnica e devo dire che mi sembra sia abbastanza funzionante. Innanzitutto il Bitcoin, lo sappiamo tutti, si sta muovendo all'interno di un range caratterizzato da due massimi crescenti, quindi è sicuramente con dei minimi crescenti, quindi questo tecnicamente parlando è sicuramente un trend bullish, quindi siamo in una dinamica bullish. Però a differenza quindi dei miners o di coloro i quali continuano a fare delle affermazioni a mio parere un po' prive di logica, non è che una persona che compra Bitcoin oggi lo debba per forza detenere. Io continuo a leggere in alcuni forum, che leggo con grande attenzione perché mi piace capire come le persone pensano e ragionano, leggo, continuo a leggere, crollerà, andrà a 20.000 e ne approfitto per comprare ancora. Bene, ma mi spiegate per quale oscuro motivo, allorquando con delle logiche di analisi alternative che non siano quelle troppo basiche, non ci sono Bitcoin, quindi farai nuovi record. D'accordo, ammesso che sia vero. Ma se attraverso l'ausilio di strumenti di compendio, di affiancamento a un modo di leggere i mercati che rimane quello che ognuno di noi preferisce, tipo l'analisi tecnica,
L'analisi tecnica ci indica che in occasione del precedente massimo c'è stata una grande divergenza ribassista e da 68 si è andati a 28.000. L'analisi tecnica ci dice di nuovo che c'è di nuovo divergenza ribassista e dai record a 70.000, 69.000 ci stiamo dirigendo verso 40.000, che è una base statica, dinamica molto interessante, dove forse anche io una zampata provo a darla. Ecco, la domanda che mi pongo è perché una persona che ha avuto la capacità di comprare Bitcoin a 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 e li ha visti arrivare a 68.000, non valuta delle logiche, non dico di liquidazione del portafoglio, ma quantomeno di hedging. Cioè, quello che oggi è facile fare è coprire il proprio patrimonio. Quindi io posso essere detentore di un wallet di Bitcoin a rialzo, non lo tocco, lo lascio lì per gli eredi, però la possibilità di aprire un conto all'Atere con un normale broker, perché oggi tutti si quotano le cripto, sì, con i loro costi, un CFD costa un po' di più, va bene, anche se anche sugli exchange oggi comprare e vendere è molto costoso, e io vado a vendermi un Bitcoin dello stesso controvalore di quello che ho in carico a copertura, e quindi vado a neutralizzare la fase ribassista. Questo vuol dire che quando, come tutti pensano, il Bitcoin farà 40.000, io ho maggiore potere di acquisto, perché non ho perso denaro nella discesa, l'ho congelato in alto, e qui, se vogliamo ancora accumulare, ho più soldi, posso comprare ancora di più. Ecco, questo è quello che io non capisco. Ritornando all'analisi squisitamente tecnica, per me siamo entrati in una nuova ondata ribassista, ma è abbastanza evidente, insomma, parlare di ribasso oggi, dopo che da 68 siamo a 48, mi sembra assolutamente illogico e poco intelligente. Il completamento teorico, ed è giusto dirlo, perché se io vivessi di certezze oggi non sarei collegato con voi, il completamento teorico di questa dinamica lo sappiamo tutti, lo stanno chiamando tantissime persone, anche coloro i quali non credono nell'analisi tecnica dicono potrebbe arrivare a 40.000. Condivido? Sì, condivido. 40.000 è il primo supporto dinamico, e ancora una volta, se poi non tiene neanche 40.000, ragazzi, si va a 28.000, che è stata un'area in passato molto ma molto tradata. Quindi in questo momento ci sono delle dinamiche discendenti che andavano evidentemente intercettate in tempi non sospetti, che sembrano portare, graficamente parlando, il Bitcoin verso due aree teoricamente di forte rimbalzo, recupero, e non escluderei a questo punto nuovi record, che sono 40.000 in prima istanza e la seconda 28.000. Poi, con quella elasticità di prezzi che una cryptocurrency comporta, io mi riferisco evidentemente a queste trend line che sto evidenziando, sì. Quindi con il tempo si sposteranno verso l'alto quelle dinamiche, la statica 28.000 è 28.000 e qualcosa in verità, e 28.000 rimane. Quindi io, che non sono un affascinato dal fenomeno, ma sono affascinato dai grafici, dove interverrò? Innanzitutto, non vi nascondo, io qui ho venduto e qui ho venduto, poi ognuno sa i fatti suoi. Sono andato short, ho fatto piccole speculazioni, ma come holder teorico di Bitcoin, se devo andare a creare un'opportunità per me e i miei eredi, li voglio provare a comprare a 40.000, li voglio provare a comprare a 28.000. È lì che trovo opportunità, è lì che posso anche, certo, se mi permettete, un po' sognare, perché Emanuela, il problema delle cryptocurrency è che fanno sognare. C'è un popolo di persone, sì, che vero, vero, investendo ogni giorno, vanno lì ai bancomat del Bitcoin, ne comprano 100 euro al giorno, 200 euro al giorno, ok, ma la verità è che vogliamo sognare, vogliamo andare in pensione grazie al Bitcoin. Bene, io non vedo un Bitcoin che mi fa sognare. Forse sembra l'ultima speranza per andare in pensione, permettimi la battuta. Probabilmente, insomma, però, anche col sistema Stato attualmente, che è tutt'altro che affidabile, il Bitcoin è una grandissima alternativa. Sì. Però diciamo la verità, se lo compro a 40.000, o meglio ancora a 28.000, ne riesco a comprare uno, due o tre con gli stessi soldi, e a quel punto davvero, se va a fare i 120, 140 che dichiarano, ho quadruplicato il mio patrimonio. Ma se lo compro a 100.000, anche se mi fa 140.000, sì, gran rendimento, ma lo potevo fare anche su strumenti finanziari tradizionali. Quindi un collo di bottiglia del Bitcoin oggi, del Bitcoin, non di tutte le altre le cripto che io sto osservando con attenzione, è il suo valore. Il Bitcoin è un grandioso driver, è uno strumento quasi perfetto di analisi tecnica. Anche persone molto restie come il sottoscritto, che all'inizio lo hanno sdobbato, hanno dovuto constatarne la precisione tecnico-grafica. Però probabilmente, io qui mi dichiaro, allora, quando il Bitcoin dovesse fare 40.000, io forse non comprerò Bitcoin, andrò a cercare delle cryptocurrencies ben correlate al Bitcoin, ma che non hanno ancora raggiunto quelle quotazioni evidentemente esorbitanti, se volete anche giustificate, che mi impediscono di sognare. Ecco. E devo notare che questo atteggiamento è abbastanza diffuso. Quello che mi dispiace, perché io
qualche giorno fa ho postato questa visione negativa, squisitamente tecnica, sul Bitcoin, e che a quel punto vieni trattato come un mezzo ciarlatano, ecco che arrivano i ribassisti e roba del genere. Io gradirei che le persone approfondissero anche le alternative al loro modo di pensare. Io ascolto sempre tutti e sono sempre attento a cosa dicono anche gli altri, perché il valore aggiunto del confronto è imprescindibile. Quindi sì, la mia chiave di lettura è che in area 40.000 c'è una zona sensibile. Vuol dire che adesso secondo me andiamo velocemente a 40.000? No, perché bisogna sempre avere il plan B, ma il vero piano B, non quello di qualcuno che purtroppo sta facendo un proselitismo di basso profilo, okay, basato su valutazioni un po' estemporanee. Perché se scalo su un grafico giornaliero, è abbastanza evidente, anche questa chiamata l'ho data in diretta nelle mie aree social, che ha fatto un pullback ribassista qui a 52.000 e da lì è rientrato in decelerazione. È altresì evidente che allora quando il Bitcoin dovesse riuscire nel medio breve a riportarsi stabilmente, non un minuto, non un'ora, ma qualche chiusura giornaliera sopra area 54/55.000, probabilmente questa chiave di lettura ribassista verso area 40.000 andrà esclusa, accantonata, e si potrà riparlare di nuovo di bull run. Però ripeto, la cosa bella del mio modo di confrontarmi sui mercati è che io so sempre cosa fare. Non sono infallibile, qualche volta prenderò uno stop, ma almeno ho dei riferimenti pratici, delle banali linee di supporto e resistenza, se volete evidentemente reputarle banali. Quindi, per quanto mi riguarda, finché il Bitcoin non chiude stabilmente per 2-3 sedute sopra 54-55.000 dollari, quotazioni attuali al giorno di oggi, a decrescere nei giorni successivi, per me non è in una bull run ed è sempre attratto dal grande supporto a 40.000. Ok, allora ti faccio anche questa domanda per chiudere il capitolo sul Bitcoin. Tu hai detto giustamente il Bitcoin fa sognare, eccetera. Beh, fino a, adesso non mi ricordo, un mese fa, un mese e mezzo fa, c'era il sogno dei 100.000 dollari e effettivamente c'era chi avrebbe quasi scommesso sul raggiungimento di questa soglia, chiaramente con la consapevolezza, no, della volatilità estrema del mercato delle cripto. Ecco, ma quel sogno proprio per ora è abbandonato totalmente, Pietro? Guarda Emanuela, guardando il grafico, il prossimo top graficamente parlando dovrebbe essere in un'area abbastanza accessibile intorno ai 72.000 dollari. Se invece andiamo a tracciare un concetto di parallelismo rispetto al trend dominante attuale, abbiamo delle proiezioni molto ma molto più interessanti. Ma intendo dire, alla fin dei conti sono valutazioni. A me non piace chi fa previsioni, io non faccio previsioni, io vorrei che le persone leggessero il mercato. Per quanto mi riguarda, se dovessi fare una stima dei nuovi top di Bitcoin, ne una molto attendibile che ho già detto, e la seconda un po' più tirata, ma perché no, anche interessante, in zona 82.000-84.000 dollari per Bitcoin. Però ripeto, sono delle proiezioni. Se poi non ci sono i breakout di resistenze, è inutile farci affidamento, perché il mercato è fatto di forza e di debolezza, di accumulo e di distribuzione. Se non arriva una dinamica di accumulo, siamo in distribuzione, è rosso o verde, non ci sono vie di mezzo. In questo momento è rosso e stiamo tutti cercando di capire dove ritornerà teoricamente ad essere di appeal e comprabile. Cosa molto importante, quando si approccia il mercato con supporti e resistenze, quindi in maniera, se preferite, molto banale, quindi la famosa area target dei 40.000, io non è che li compro a 40.000 e me li tengo tutti la vita. Se sotto 40.000 mi va a 38, stoppo e mi preparo a ricomprare a 28.000. Quindi cerco di avere un atteggiamento attivo sul mercato, il che magari non è compatibile con la chiave di lettura degli holder di colore, dei millennials, lo capisco questo, ma a queste persone mi permetto di dire almeno una cosa: smettetela di pensare solo al record che farà e cercate di curare con grande attenzione le inevitabili e fisiologiche fasi di decelerazione, che sono sempre molto violente, molto consistenti, parliamo di migliaia di dollari di quotazione a ribasso. Cercate in quella fase di proteggervi, è abbastanza banale. Okay. Andate a fare un hedging, vendete lo stesso quantitativo che mantenete su wallet con una piattaforma elettronica tradizionale, lavorate con chi volete, oramai tutti i broker lo offrono, non mi interessa con chi lo fate, ma iniziate a immaginare di hedgearvi, quantomeno hedgearvi, non dico andare short, nelle inevitabili e fisiologiche fasi di ribasso che non riguardano solo il mondo del Bitcoin, ma qualunque strumento quotato. Ok, chiarissimo, direi che anche questo suggerimento è da tenere bene a mente.